La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Ci troviamo in Termochi. Siamo in compagnia dell'ingegner Visentini, che è il direttore generale di Termochi. Che cosa produce, ingegner Visentini, Termochi? Termochi produce macchinari per refrigerazione, condizionamento e process cooling. Sono macchinari che possono finire in ospedali, centri commerciali, raffreddano motori, stampi plastici, possono raffreddare data center. Quindi il settore della refrigerazione invece c'è le frigorifere, serre. Nel dettaglio, Termochi che cosa produce? Come potete vedere, possiamo produrre dei condensatori remoti a tavola. Andando avanti lungo la linea possiamo vedere che questa è una linea produttiva dove le macchine si spostano a flusso, mentre nell'altra campata alle mie spalle potete vedere la linea dei V-Type, che possono essere condensatori remoti o dry cooler V-Type di piccole, medie e soprattutto grandi dimensioni. Ecco, possiamo vedere questi piccoli V-Type condensatori, sono in acciaio inox, finiscono nei mari del nord della Danimarca in una piattaforma offshore, sono assolutamente resistenti ad ambienti super aggressivi e umidi e hanno quindi il pacco, è un pacco molto particolare, una macchina con il cuore scambiante tutto in rame, ricoperto contro gli ambienti corrosivi. Che momento sta vivendo invece adesso la Termochi? È un bel momento, dopo gli anni passati, prima del 2013, dove l'azienda si trovava in difficoltà, è entrato un nuovo gruppo di imprenditori e manager di cui faccio parte, che ha creduto nella squadra, nelle competenze delle persone, e da quel momento, dal 2014 in poi, stiamo crescendo. Per dire, solo nei primi 4 mesi di quest'anno siamo un'acquisizione di ordini del 16%, diciamo. Budget è superare i 28 milioni di fatturato. Ecco, e quanti dipendenti avete? Siamo 163, solo negli ultimi 6 mesi ne abbiamo inseriti più di 10, sia negli uffici tecnici sia in produzione, e abbiamo diverse figure a posizione aperta in questo momento. Visentini, in che cosa si distingue Termochi dalla concorrenza? Beh, in primo luogo, dopo 25 anni di storia, abbiamo un reparto tecnico-commerciale in grado di identificare proprio le macchine adatte alle esigenze specifiche dei clienti, e questa è una cosa che ci contraddistingue, ma sicuramente la cosa che più ci contraddistingue è la produzione del microcanale in alluminio. Qui abbiamo per esempio la creazione del pacco allettato. Queste batterie microcanale, invece che avere i tubi in rame, hanno dei microfori all'interno di piattine in alluminio. Questa soluzione è nell'ordine meno della metà del peso della tecnologia tradizionale e utilizza nell'ordine del 60% in meno fluido refrigerante. In questi 100 metri lineari di impianto automatico la batteria viene prima sgrassata, poi brasata e l'ultima postazione, sempre tutto in un forno ad atmosfera controllata, l'ultima stazione è di controllo al 100% di eventuali perdite nel circuito. Ecco, ma alla fine, vista anche la complessità delle lavorazioni e dei macchinari che adoperate, fate fatica a trovare nuovi dipendenti sul mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia? Beh, sicuramente in un prodotto così unico, in un processo così unico, non si trovano persone formate. Soprattutto in questo periodo dove vediamo una ripresa del mercato, figure tecniche sono rarissime formate, quindi spesso dobbiamo identificare dei neodiplomati e fare loro un percorso di formazione specifico. Ecco, in questo ricevete anche il sostegno da qualcuno in questa regione o fate tutto da soli? Sì, no, negli ultimi inserimenti ci siamo fatti aiutare da MAV. Manfrin, la collaborazione a che risultati vi ha portato con Termochi? Sì, lo scorso anno poi siamo riusciti a inserire due ragazzi che avevano partecipato con MAV ad un percorso di orientamento al lavoro che noi chiamiamo Young at Work, che sono poi a seguito di questo percorso stati inseriti in Termochi, hanno fatto un percorso prima in produzione per quasi 6 mesi e adesso lavorano in ufficio tecnico, quindi per noi è stato l'esempio di quanto la formazione, l'unione tra mondo del lavoro e scuola durante la scuola sia poi fruttuoso per
l'inserimento lavorativo, tant'è che attualmente stanno lavorando, hanno fatto dei percorsi professionalizzanti in azienda e insomma sono qua dietro, quindi è testimonianza del buon risultato di questo tipo di approccio tra il mondo del lavoro e quello invece della scuola. E quest'anno abbiamo quindi replicato il progetto e a tal proposito abbiamo ricreato lo stesso percorso di osservazione all'interno dell'azienda di diversi reparti con altri studenti quest'anno di un'altra scuola tecnica di Udine, che hanno fatto qua in Termochi 5 pomeriggi e hanno visto cosa succedeva all'interno dell'azienda e si sono fatti, a nostro avviso, un'idea più completa di quello che è un processo produttivo, che ci auguriamo, come è successo lo scorso anno, gli permetta poi di capire veramente cosa vogliono fare e se una determinata azienda, una determinata realtà può permettergli di crescere professionalmente e personalmente. Alla fine di questa esperienza che cosa vi resta, se riuscite a dirci un pensiero di sintesi? Cosa avete imparato? Quanto vi è servito? Sì, è stato interessante vedere, oltre a quello che ci insegnano a scuola, a vedere tutto quello che c'è in un'azienda, dai vari uffici alla produzione. Alcune cose sono molto simili, altre sono completamente diverse. E tu invece che cosa hai imparato in questo progetto? Allora, diciamo che secondo me è molto importante per noi studenti, insomma, fare questo tipo di esperienza, perché ci dà comunque una visione più ampia dell'azienda che comunque io prima di fare questa esperienza non conoscevo. E quindi secondo me è molto importante anche per i prossimi anni, appunto, anche migliorare questi aspetti e così appunto da preparare di più gli studenti per entrare nel mondo del lavoro. Che cosa vi piacerebbe poi fare un giorno in azienda? Diciamo che noi miriamo soprattutto ad arrivare proprio nell'ufficio tecnico e quindi sì. Il progettista. Esatto, sì. Quello. Anche tu? Sì, quindi ad applicare le nozioni che ci vengono insegnate a scuola. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.